calcio a 5, grande occasione qui al Pala Junior in memoria di Enzo Messina, il mitico capitano del Villa Passanisi Brucoli, deceduto qualche anno fa in un incidente stradale e che gli amici e i compagni e i dirigenti augustani vogliono ricordare in occasione del suo 51esimo compleanno. Avrebbe compiuto infatti domani questo anniversario Enzo Messina, che è stato il capitano del Villa Passanisi. Un quadrangolare che vede impegnate, oltre alla formazione, alla società che sta in pratica organizzando questo evento, il Maritime Futsal Augusta, ex Villa Passanisi, militante in Serie B, anche la squadra dell'Augusta Calcio a 5 che milita in A2, del Meta Catania che milita anch'esso in A2 e dell'Asso Porto Melilli, formazione di Serie B. Il quadrangolare è articolato in due semifinali, inizierà l'Augusta contro il Meta Catania, a seguire il Maritime Futsal Augusta contro il Asso Porto Melilli. Domani sera invece le finali, terzo e quarto posto alle 17.30 e finalissima per l'aggiudicazione del primo Memorial Enzo Messina alle 19.30. Carello, presidente del Maritime Futsal Augusta, che ha organizzato questo torneo amichevole, primo Memorial Enzo Messina. Ricordiamo la figura di Enzo. Enzo per noi era un grande amico che purtroppo prematuramente ci ha lasciato qualche anno fa. In lui noi riviviamo quelli che sono stati i momenti bellissimi di circa 20 anni fa, 19 per l'esattezza, quando fu formata per la prima volta il Villa Passanisi. Quell'esperienza era nata dall'amicizia, dalla voglia di mettersi in gioco, dalla voglia di scommettersi. Il piacere di Enzo era quello di fare tutto sempre al massimo delle sue possibilità e cercare di raggiungere i migliori obiettivi possibili, e in questo torneo noi cerchiamo, mettendo insieme le migliori squadre della zona, di ripetere quelli che erano i suoi principi. Ricordiamo la formula di questo torneo che si svolgerà nelle giornate di oggi e di domani. Il torneo prevede due partite oggi che sono due semifinali, la prima tra due società di serie A2 nazionale che sono l'Augusta e il Meta di Catania, e la seconda alle 19.30 a seguire di questa qui tra noi, il Maritime e l'Asso Porto di Melilli, squadre di serie B nazionale. Le vincenti si incontreranno domani per la finale, le perdenti per la finale per il terzo posto. Ci sarà qualche momento particolare nella premiazione? Verrà qualcuno dei familiari di Enzo? Sì, in realtà non per la premiazione, ma prima della finale domani alle 19 avremo un momento particolarissimo dedicato ad Enzo, dove cercheremo di ricordarlo nel miglior modo possibile, e saranno presenti anche i familiari di Enzo.